Se da piccoli avete avuto un mappamondo, sicuramente vi sarà capitato di girarlo e indicare un punto completamente a caso, desiderando di teletrasportarsi lì in quell'esatto momento. Ed è proprio quello che farò io oggi, ovvero andrò a scegliere in modo completamente casuale un punto del mappamondo come mia meta di viaggio, o meglio, questo è quello che vorrei fare, ma è abbastanza difficile con il mio budget. E non sarei comunque il primo a farlo, perché c'è un canale americano che lo ha fatto davvero, e in Italia Mr. Nobody ha fatto una roba molto simile, lanciando una freccetta sulla cartina dell'Italia e su quella dell'Europa, decidendo due dei suoi viaggi. Quindi quello che farò oggi sarà semplicemente parlarvi di questo posto completamente a caso, cercando le informazioni su internet e vedendo un po' quello che esce fuori. Ok, ci siamo. Userò questa mascherina come benda. Qua. E qui sono così intelligente da coprire tutto con la mia mano, però almeno così sapete che è la prima volta che veramente provavo a fare questa cosa e non ho provato altre volte per ottenere altri risultati. Che posto è? Polinesia francese. Papete. Papete della Polinesia francese. Non si vedrà mai. Eccolo qua. Non so se si legge. Ok, ci siamo, ora cerchiamo qualche informazione perché non so niente di questo posto e vediamo subito che cos'è. Ok, ci siamo, sono riuscito a beccare l'unico posto nel mondo che in Italia è famoso solamente perché il suo nome è anche quello della spiaggia in cui ci sono state strane campagne politiche ed elettorali, ma oggi non parleremo di questo, ma della città della Polinesia. Cosa ho appena scoperto? Ho scoperto che è una città di 26.000 abitanti, capoluogo della Polinesia francese, si trova sull'isola di Tahiti. La Polinesia francese è una collettività d'oltremare appartenente alla Francia, come dice il nome. La divisione amministrativa dove si trova questa città è quella delle Isole del Vento, che sono un gruppo di 5 isole, questi qua sono i loro nomi. La città è il più grande centro abitato di tutta la Polinesia francese, con un agglomerato urbano di 136.000 abitanti, ed è anche l'unico posto in cui c'è un aeroporto internazionale, l'aeroporto di Fa'a, con 3A, sì, 3A. Sto leggendo tutto adesso, Il posto dove sorge la capitale è stato deciso nel 1818 dal missionario britannico William Crooke. Nel 1842 passò poi alla Francia, che ne fece un protettorato. E questa città ne ha passate davvero tante, perché è stata prima distrutta da un incendio nel 1884, danneggiata da un ciclone nel 1906 e bombardata durante la Prima Guerra Mondiale dalla squadra dell'estremo oriente, che sarebbe una parte della marina tedesca. Come se tutto questo non bastasse, nel 1995 ci furono delle proteste con più di 40 persone rimaste ferite e l'aeroporto andato quasi distrutto, proteste causate dai test nucleari fatti dal governo a largo dell'atollo di Mururoa, che non è molto lontano appunto da Tahiti. Fra i personaggi che sono legati alla storia della città possiamo ricordare Herman Melville, che è lo scrittore di Moby Dick, che è stato imprigionato proprio Papete nel 1842 e che ha fatto un romanzo proprio su questa storia, un libro a metà tra un romanzo e una biografia di quello che gli è successo, che si chiama Homo, credo, spero si pronunci così. E un altro personaggio artistico che è vissuto molti anni a Tahiti è Paul Gauguin, pittore post-impressionista che ha deciso di vivere gli ultimi anni della sua vita proprio qui nell'isola di Tahiti e che ha dipinto proprio in quest'isola molti dei suoi quadri. Queste sono le informazioni che ho trovato, so che è un video abbastanza fatto a caso, ci sono io che leggo Wikipedia molto velocemente, però mi piaceva molto l'idea di scegliere un posto a caso del mondo girando il mappamondo, come se dovessi andarci. E basta, se avete un mappamondo a casa fatelo anche voi e ditemi che cosa vi è uscito. Ci vediamo.